Rincontriamo Antonella Ianuario, dirigente di un movimento di ispirazione meridionalista, Federazione Movimenti Base, responsabile di un'importantissima iniziativa che è appunto Chilometro Zero. Dottoressa Ianuario, da allora ad oggi cosa è cambiato? Avete fatto passi avanti? Quali? Sì, abbiamo fatto importantissimi passi avanti perché la piattaforma, il circuito progetto Chilometro Zero è formalmente partita. Ripeto, quindi il progetto Chilometro Zero rappresenta una grande opportunità per la produttività delle piccole e medie imprese del sud di rilanciarsi a livello economico ed espandersi sia nella piccola che nella grande distribuzione, per non parlare poi dopo dell'estero. Siamo un'equipe di giovani, ognuno con le proprie competenze, con le proprie qualifiche, che hanno messo insieme le proprie risorse per mettere insieme questa piattaforma e questo circuito che appunto è il progetto Chilometro Zero, nel quale rientrano i produttori del sud, i rivenditori della piccola e grande distribuzione e i consumatori, che verranno di volta in volta sensibilizzati attraverso quindi convegni e meeting. Infatti uno dei primi convegni importanti proprio per il lancio del progetto Chilometro Zero avverrà il 15 di questo mese, il 15 maggio a Catania, e mi aiuterà naturalmente il responsabile commerciale Serhat Bayric. Quindi stiamo dicendo che da Napoli siamo passati per la Lucania, quindi Basilicata, poi Calabria, adesso Sicilia. Sì, stanno aderendo un po' tutti i produttori delle diverse realtà del sud, quindi naturalmente il progetto parte in Campania, poi ho la collaborazione di Serhat Bayric, che è calabrese, che comunque si occupa del marketing del settore commerciale ed è calabrese, e adesso stanno aderendo molti rivenditori e produttori della Sicilia. Un sud che non si arrende, un sud tenace, che mette assieme appunto imprenditori e produttori e sostiene assolutamente i prodotti autoctoni della nostra terra. Per Sinapsi News, Sergio Angrisano.